Pascolo Brado per un territorio più sicuro. La storia di Carpinaia. Il progetto è stato finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale della Toscana, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, PSR FEASR 2014-2022, nell'ambito del bando della sottomisura 8.3, sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, che concede contributi per la realizzazione di infrastrutture di protezione e prevenzione delle foreste dagli incendi boschivi e dalle altre calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, anche dovuti al cambiamento climatico. Il contributo erogato alla Società Cooperativa Agricola di Carpinaia è di 84.814 euro. Buongiorno, sono il direttore dell'azienda Società Cooperativa Agricola Carpinaia. Noi allevatori, e quindi la nostra azienda che è prettamente vocata alla zootecnia, teniamo le mandrie fuori da primi d'aprile fino ai primi di dicembre, a pascolare anche all'interno del bosco, e questo agevola e mantiene pulito il sottobosco, che è cosa fondamentale per evitare gli incendi. Grazie al finanziamento del piano di sviluppo rurale coi fondi europei in concomitanza con la Regione Toscana, abbiamo potuto fare punti di abbeverata, punti di foraggiamento fissi, antincendio e tettoie per il benessere animale. I risultati sono stati, devo dire, ottimi, sia per il discorso della salubrità degli animali, sia anche per il mantenimento del bosco. È stato agevolato tanto il lavoro anche dei miei uomini. I boschi sono totalmente diversi da quando noi pascoliamo 6 mesi, 8 mesi all'anno a prima. Sono più puliti, il sottobosco cresce in maniera equilibrata, mentre prima le rovi e le piante infestanti coprivano tutto e quindi non davano neanche possibilità alle nuove cacciate di venire fuori. Questo fa parte dell'interesse pubblico, quindi se si salva un bosco si salva per tutti. Non è che si salva solo ed esclusivamente per chi ne usufruisce per pascolo.